Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mirch Tuning. Oggi andiamo avanti con il progetto Autoradio X-Trons Android 8 e voglio farvi vedere come primo passo come montare la telecamera esterna. Io mi sono munito di questa telecamera della Carrer Rover, vi lascio il link in descrizione, l'ho comprata su Amazon e ne ho approfittato il Black Friday. Ho avuto un buono sconto, sembra che abbia delle caratteristiche buone. Comunque, bando alle ciance, intro e poi vediamo come montarla. Allora ragazzi, come potete vedere il paraurti è smontato, vi lascio un link in alto a destra su come andare a smontare il paraurti della posteriore dell'afromovito. Quello che andremo a fare adesso è cominciare a smontare le plastiche interne della macchina per poter passare i cavi da fuori a dentro. Ci dobbiamo rimuovere tutto ciò che ricopre il nostro bagagliaio, dopodiché prendiamo un cacciavite a stella e togliamo queste tre viti. Se questa vite o qualsiasi delle altre non viene via perché sono di plastica, io vi consiglio che mentre svitate vi aiutate a far perno con un cacciavite piatto o con qualcosa che riuscite comunque a fare leva, così che da spingere la vite e poi comunque riuscire a svitarla. Vi ricordo inoltre di togliere questa vite Torx. Allora ragazzi, per riuscire a togliere questo pezzo di plastica basterà che vi munite, come dicevo prima, di un cacciavite piatto o di un attrezzo del genere. Lo conficcate sotto la guarnizione e da questa parte centrale fate leva verso l'alto e poi questo si sgancerà. Per rendervi un'idea, questi sono i gancetti a cui è collegato questo pezzo di plastica. Quindi, come dicevo prima, fate leva verso l'alto e riuscirete a toglierlo. Scusate la ripresa un po' approssimativa, però è per farvi capire al meglio come montare la vostra telecamera. Indipendentemente da quale voi compriate, avrete un cavo. Un pezzo di cavo andrà all'autoradio, che è questo qui, quindi questo cavo andrà all'autoradio. Tutto questo prolungamento andrà a finire dentro la macchina. Invece sulla parte dietro al paraurti lasceremo tutto questo cavo. Questo cavo rosso e nero. Questo cavo rosso e nero andrà alla luce della retromarcia, positivo e negativo, così che quando ingraneremo la retromarcia si accenderà la telecamera. La telecamera invece andremo a posizionarla in mezzo alle luci della targa. Quindi, come dicevo prima, questo è il gommino dal quale faremo passare il nostro cavo. Io procederò in questa maniera: farò un piccolo foro dentro a questo buco per poi far passare il cavo, così non andremo a eliminare il passaggio di umidità dal fuori all'interno della macchina. Mi attrezzo con una vite o comunque qualcosa di appuntito. Allora ragazzi, questa è l'attuale situazione. Ho fatto passare il cavo qui da fuori a dentro. Ho infascettato tutto il cavo lungo il cavo dei sensori e della retromarcia. E qui potete notare il cavo che poi andrà saldato sul connettore della lampadina della retromarcia. Qui invece ci troviamo la nostra telecamera che poi andrà fissata su paraurti. Siamo all'interno della macchina, adesso provvederemo a portare il cavo del segnale video all'autoradio. Quindi farò un passacavo e passerò il cavo proprio sotto la moquette, e una volta arrivato sotto la moquette farò passare il cavo sotto al tunnel senza levarlo, in quanto la moquette finisce proprio
sotto al tunnel. Poi da lì il cavo lo passerò fino all'autoradio. Allora ragazzi, arrivato a questo punto toglieremo questa parte di tunnel, perché a bracciolo bisogna togliere il bracciolo. E mi sono già scollegato la presa dell'accendisigari. Per rimuovere questa parte basterà semplicemente tirarla verso l'alto utilizzando parecchia forza bruta, in quanto ci sono dei gancetti che le prime volte sono molto duri. Qui ci troviamo semplice cavo. Bene ragazzi, adesso è arrivato il momento di saldare i cavetti dell'alimentazione della telecamera, rosso e nero, che andranno rispettivamente sul connettore della luce della retromarcia, verde, rosso, nero, nero. Ho finalmente saldato insieme a mio padre i fili della retromarcia al connettore delle luci. Ho fascettato tutto così che i fili non ballino e sia tutto ben saldo. Quindi adesso andremo a rimontare il paraurti e chiudere il lavoro sulla parte posteriore. Allora ragazzi, è arrivato il momento di fare il buco per la nostra telecamera posteriore. Abbiamo misurato con il calibro e servirà una punta da trapano da 6 mm. Mi sono preso una misura centrale tra le due targhette della targa. Andiamo a fissare il supporto della telecamera. La telecamera è fissata sul supporto, adesso andremo a girare il paraurti e a montare il dadino. Ok ragazzi, ho rimontato tutto sia dentro che fuori. La telecamera la vedete, si nota poco, però comunque sia vi posso dire che dal vivo è molto più presente come grandezza, quindi si vede di più. E questo diciamo che sarà un piccolo difetto dell'estetica della nostra macchina, però per i parcheggi e roba varia ne è valsa la pena. E quindi ragazzi, non vi faccio vedere il funzionamento perché non ho ancora la radio montata, però vi posso anticipare che i cavi che abbiamo passato dentro la macchina sono semplicemente due: il cavo giallo che si collegherà a un'altra estremità gialla e del corrispettivo del segnale della telecamera, mentre il cavo di alimentazione andrà collegato al filo che di solito nelle radio viene chiamato back car o reverse signal control o roba del genere, che però comunque in ogni caso vedrete più avanti nei prossimi video. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, vi ricordo di iscrivervi alla mia pagina Instagram MichTuning e di iscrivermi soprattutto al mio canale e di attivare la campanellina. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.